Ufficio scolastico regionale della Calabria, ufficio di Catanzaro, la dottoressa Franca Falduto, e con lei organizziamo un pensiero sulle consulte e su come si stanno muovendo le consulte degli studenti in questa regione così variegata ed eterogenea. Bene, grazie intanto per l'attenzione. Le consulte hanno iniziato il loro percorso, in particolare sul documento La Buona Scuola, in anteprima, a fine agosto, quando l'allora sottosegretario Reggi lo presentò, e nonostante appunto fosse un mese estivo i ragazzi delle consulte erano presenti. Dopodiché, come abbiamo stabilito nel coordinamento nazionale che si è tenuto appena una settimana fa, tutte le nostre consulte provinciali stanno lavorando e rendicontando giornalmente il loro impegno sulla buona scuola. Se posso fare un esempio specifico del quale vado orgogliosa, a Vibo Valentia, per esempio, sabato scorso abbiamo internazionalizzato questo nostro documento alla presenza di 26 studenti europei lì per il progetto Erasmus, quindi in una traduzione simultanea abbiamo avuto modo di fare conoscere anche a loro l'impegno del nostro governo, in virtù del fatto che siamo nel semestre di presidenza italiana. Bene, l'Italia è in Europa, la Calabria a sua volta in Europa, e la buona scuola è una modalità che il governo si è dato per progredire e avanzare, essendo talvolta anche esemplare, quindi dettando anche delle posizioni innovative. Qual è lo stato dell'opera? Lo stato dell'opera, rispetto sempre all'impegno degli studenti, è quello di evidenziare ovviamente anche delle criticità che siamo certi saranno prese in esame. Purtroppo i problemi annosi sono sempre gli stessi, principalmente i trasporti. In una regione un po' difficile nella viabilità come la nostra, e anche l'edilizia scolastica e la sicurezza, ma sappiamo che il ministro si sta impegnando molto, il governo, per rendere le nostre scuole più sicure e più belle, come testimoniano le tante iniziative che vengono sottoposte all'attenzione dei nostri studenti, e delle quali i presidenti delle consulte della Calabria si fanno tramite convinto. Sentiamo un messaggio diretto alla buona scuola di Franca Falduto. Così come ho appena fatto al Salone dello Studente di Torino, mi permetto di usare un codice di linguaggio dei ragazzi, e cioè quello di fare tre buone proposte. Intanto che, come scritto a pagina 132 del rapporto, che cita proprio le consulte come protagoniste di questo cambiamento, effettivamente la voce degli studenti venga compresa, e che quindi si sente attraverso questa consultazione online apertasi il 15 settembre, che si concluderà il 15 novembre, tutto il loro contributo effettivamente venga ascoltato, perché sarà un modo per farli sentire più vicini alle istituzioni e protagonisti di un cambiamento positivo.